La situazione su Twitch non mi sta piacendo affatto. Ok, dato ho creato questa cosa qui, che poi ci servirà per fare una specie di sistema di calcolo, ok? Cose incredibili mi fa il vostro scrivacchino. Siccome a me piace fare i grafici, i calcoli, cosa faremo? Prenderemo ogni aspetto positivo di fare live su YouTube e live su Twitch e gli daremo un punteggio da meno 10 a più 10 per dire quanto una cosa è positiva e quanto una cosa è negativa. Una lista dei pro e dei contro, come ci hanno insegnato a fare in How I Met Your Mother. Allora, vi spiego esattamente qual è il problema, qual è il bandolo della matassa. Non so se siete aggiornati sulle ultime novità di Twitch. Twitch ha appena confermato ieri in una live, mi sembra, che hanno bannato anche le parole simp, incel e virgin. Quindi simp, vergine e incel, perché venivano utilizzate come metodi offensivi delle persone, ok? Per me è abbastanza allarmante, non perché io faccio un utilizzo continuo di questi termini, assolutamente, ma perché mi fa capire che la direzione in cui sta andando Twitch è molto molto pericolosa. Non stiamo parlando della N-word, ok? Termine utilizzato per discriminare e denigrare le persone di colore. In quanto in quel caso, sebbene io sia contrario a prescindere dal bannare determinate parole, perché, ripeto, bannare una parola risolve determinati sintomi, ma non la malattia, e anzi, può creare un sacco di problemi in più, ok? Però in quel caso posso capire il ragionamento che c'è dietro. Nel 99% dei casi in cui viene utilizzata la parola con la N, viene fatto con scopo di denigratorio, viene fatto per offendere una persona in base alla sua etnia. Quindi ci sta che nell'1% dei casi in cui non viene utilizzato in quel senso lì, ma viene utilizzato per fini didattici, per fini satirici o altro, ironici, ci sta che sacrifichi quest'1% per tutelare il 99%, ok? Nel caso di simp, però, è esattamente l'opposto. Simp è un termine che è un modo per prendere in giro coloro che vanno dietro a una ragazza, no? Simpare deriva da quella cosa lì, ovvero sostenere con le argomentazioni ed economicamente le ragazze. Un termine che viene spesso associato a coloro che fanno una marea delle donazioni alle e-streamer, queste cose qui. Però nel 90% dei casi simp viene utilizzato con fine ironico. Luba stessa, la mia ragazza, e colei che edita i video, utilizza questo termine per prendersi in giro, nel senso che dice che lei è la mia simp, perché mentre io sono qui che stream, faccio video, anche con altre ragazze, come nel caso della serie dei quiz di geografia, lei è dietro che edita dicendo yes honey, no? Nel senso, viene usato nel 90% delle volte in modo ironico e nel 10% delle volte come una vera e propria offesa. Ora, te mi stai sacrificando il 90% delle volte un gergo che deriva tra l'altro da internet che non ha questo impatto negativo, solamente per bloccare quel 10% delle volte. E se cominci a fare questo in questo modo, diventa una caccia alle streghe a qualsiasi termine. La chiara dimostrazione è il fatto che abbiano bannato la parola blind run dai tag. Blind run è un termine inglese, naturalmente, che indica gioco alla cieca, fondamentalmente, no? Run cieca, ovvero giocare a un gioco per la prima volta senza alcuna informazione su quello che ci aspetta e quindi dare un feedback immediato, una prima reaction e affrontare le difficoltà senza alcun aiuto. È un termine che veniva utilizzato continuamente ed è stato bannato questo termine qui perché a quanto pare offendeva i ciechi. Perché blind vuol dire cieco, ok? Ed è assurdo perché non ha alcuna accezione negativa blind run. Sarebbe come bannare dall'italiano comune la parola vicolo cieco perché ha cieco all'interno. Ma che discorso è? È veramente allucinante. E Twitch non sta dimostrando alcuna volontà cioè, sta facendo questa campagna, sta caccia alle streghe per eliminare la discriminazione, il hateful content, comunque l'odio sulla piattaforma, che è una cosa, per carità, nobile, ma che di fatto
a conti fatti, quello che sta facendo è creare una piattaforma in cui è impossibile vivere. Come sapete, io negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, ho premuto molto su Twitch, senza forzare la mano a nessuno, senza sostituire YouTube con Twitch, perché semplicemente vedevo in Twitch la piattaforma ideale per fare i servizi di live streaming e su YouTube la piattaforma ideale per creare contenuti in forma di video. Di conseguenza, volevo semplicemente avere un pubblico su entrambe le piattaforme, così da poter creare un contenuto specifico con tutte le funzioni ideali. Twitch è ideale per le live, ma pessimo per i video, perché per quanto tu possa caricare i video non c'è la stessa interazione, non c'è la possibilità di commenti, non c'è la possibilità di mi piace, non c'è la community in quel modo. Anche su YouTube puoi fare live, mancano 20.000 funzioni che ha Twitch. Il discorso è sempre quello. E ne avevo già parlato nella live sul caso Sdrumux. Mettere determinate regole in questo modo non vuol dire che vengono applicate continuamente, non vuol dire che se te usi il termine simp vieni bannato immediatamente, ma dà alla piattaforma la libertà di poterti bannare quando desidera. E soprattutto dato che vanno a ricontrollare il materiale passato, è sempre un terno al lotto perché io non posso avere il controllo 100% continuamente su tutto quello che dico. Okay? Io posso avere un controllo nel senso in cui non discrimino e non attacco nessuna persona in base al sesso, razza, religione, un sacco di altre cose, ma non posso stare attento su ogni singola battuta che faccio, anche standoci attento alle tue parole. Io ho detto parole che non vanno bene, ok? Tipo quando facevo le reaction e magari mi usciva fuori un'esclamazione sulla stupidità della scena, ok? Però non posso vivere con la costante paura. E quindi io ora mi ritrovo, cioè, nonostante su Twitch io stia crescendo regolarmente grazie a voi, grazie alle live che facciamo tutte le sere, grazie agli argomenti che portiamo, stiamo facendo delle live molto interessanti su Twitch, stiamo parlando di scrittura, stiamo leggendo, stiamo facendo reaction, stiamo facendo un sacco di cose. Nonostante facciamo tutto questo, mi ritrovo che con il canale che sta crescendo, siamo arrivati ad avere comunque 30-40 spettatori di media su Twitch, quando un tempo se ne facevano 5. Il discorso è che non so se voglio continuare a dedicare tempo a Twitch. Il discorso è non smettere di fare le live, ma capire se faccio bene a continuare a premere su Twitch o se a questo punto spostare tutto il contenuto, sia in forma di video che in forma di live, su YouTube. Ovviamente le live poi vengono tolte su YouTube e ricaricate come succede ora, le vengono tolte e ricaricate in forma editata. La live intera, a meno che non mi venga copy-strikeata se faccio una reaction, rimane per chi è abbonato, ok? Cioè per voi cambia poco, semplicemente la live invece di vederla su Twitch la potete vedere su YouTube, ok? Poi per il resto dovrebbe cambiare poco. Per me cambiano molte altre cose. E ora facciamo questa cosa qui. Noi ora abbiamo questo grafico, e in questo grafico quello che andremo a cercare di fare è determinare alcuni aspetti positivi del fare le live su YouTube, aspetti negativi, aspetti positivi e aspetti negativi. Ok? Qualche altro sito è un problema. Ci sono state possibilità, ci sono state varie piattaforme che hanno offerto la possibilità di fare live, ma niente è ottimizzato come YouTube e Twitch. Cioè, Twitch è ottimizzato 100 per le live, YouTube 80. Altre piattaforme tipo ancora meno, e soprattutto devi crearti un pubblico. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo dimostrato quanto è difficile spostare le persone da YouTube a Twitch, nonostante siano entrambe piattaforme estremamente conosciute. Figuratevi, passare da YouTube a, non lo so, una piattaforma che nessuno conosce. Iniziamo con YouTube. Allora, il primo lato positivo è sicuramente il fatto che abbiamo più spettatori di Twitch, ok? Sicuramente questo è vero. Proprio in linea di massima, gli spettatori di YouTube, siamo arrivati a picchi di 150 persone live, che sono numeri enormi, ok? Per quanto riguarda invece Twitch, in genere ce ne sono meno. Di qua, meno spettatori di YouTube. Non so cosa sto facendo, ragazzi. Sono un po' confuso. Le live solo su Twitch, mentre i top moment è dedicati su YouTube. Fare live anche qui ti riduce la visibilità dei video. Questo se i video, se le live rimangono caricate sul canale. Se vengono tolte, sul canale trovi sempre solo i video, tranne nel momento stesso in cui sto facendo la live, capito? Ma simp, a maggior parte delle volte usato come insulto, non è vero. Non è assolutamente vero. Si può essere usato come insulto, ragazzi, ma non è un insulto grave. Cioè, simp è una bischerata, ragazzi. Non possiamo farci venire il culo bruciato su queste cose qui, capito? È chiaro che può essere usato un insulto. Ah, sei un simp, ma non è che, oh mio Dio, mi ha detto simp. Cioè, dai, per favore. Dai. Viene usato a mo' di battuta, quello è un simp. Anche nei casi in cui la community intera ha devastato una persona dandogli del simp, come nel caso di iDubbbz,
Nel senso, è andato avanti con la sua vita, eh. Non è che, oh mio Dio, mi danno del simp, cioè è diverso se la intera community ti dà dell'N-word perché hai un colore di pelle di un certo tipo. Esattamente, è importante il contesto e le intenzioni. Ora, io non ho capito bene cosa intendevano, ho visto la live in cui parlava il servizio di Twitch e facevano dei discorsi un po' strani, ovvero che l'intento non viene più considerato ed è un grosso problema. YouTube lo apro spesso e se qualcuno che segue in live lo vedo subito. La maggior parte delle persone, cioè si vede che arriva proprio con persone su YouTube. Però ci sono anche, cioè, questo infatti è il primo punto, è chiaro. Su questo non ci piove, ci saranno sempre più spettatori su YouTube e su Twitch, ok? Quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Allora, un altro aspetto positivo di YouTube è che se non sbaglio, su YouTube c'è sempre comunque la scelta della qualità, quindi anche chi non è una connessione eccellente, può comunque vedersi la live senza problemi. E infatti c'è sempre la scelta della qualità. Sempre scelta di qualità. Questo vuol dire non escludere nessuno di fatto, mentre su Twitch, chi mi segue su Twitch sa quante volte mi tocca riavviare la live, che è veramente un casino. Cioè, tante volte, tipo una delle ultime live ho dovuto riavviare 5 volte prima di avere la scelta della qualità. A volte non mi viene neanche data, quindi so che in automatico coloro che hanno una connessione meno potente vengono automaticamente escluse, che è pessimo. Questo se fossi partner ovviamente non è un problema che si risolverebbe, ma non diventerò mai partner, quindi. Aspetti negativi di YouTube, ad esempio, è che c'è una minore interazione col pubblico e di qua ovviamente più interazione. Nel senso che su Twitch puoi fare sondaggi, puoi giocare a Marbles on Stream, quindi per carità è vero che c'è più interazione. Minor guadagno, io non lo metterei, lascio bianco, ok? Perché è vero che su YouTube si guadagna di più, si guadagna di meno, ma sinceramente mi interessa relativamente una sega, ragazzi. Il mio guadagno al momento su Twitch deriva dalle vostre sub che sono 10 al mese, tipo, e le donazioni arrivano a prescindere, che non le faccio su YouTube o su Twitch, quindi quello. Le donazioni non cambierebbero, cambierebbe le sub, perché ovviamente col fatto che c'è Amazon Prime su Twitch, che è coperto da Amazon Prime, la gente può fare più facilmente una sub. Ed è chiaro, è giusto così, non voglio che la gente sia costretta a pagare, ok? Ma sinceramente, considerati i miei numeri, guadagnare 15 euro al mese o guadagnarne 20 non mi cambia niente, guadagnarne 30, ok? Quindi questo, per quanto sia una cosa positiva per Twitch, mi interessa relativamente una sega. Quindi guarda, segniamolo con i giusti colori, ma gli diamo 0 di valore a entrambi. Le collaborazioni, cioè a parte quella fatta con Mangaka e Caverna, è molto più facile riuscire a collaborare con qualcuno su Twitch, perché tutti gli streamer sono su Twitch, cioè non diciamoci cazzate, che succede? Quindi automaticamente fare su YouTube ti impedisce un po' quella cosa. Io in futuro mi sarebbe piaciuto fare podcast con altre persone e tutto il resto, quello sì. Non è una cosa gravissima, per carità, però è una cosa che un po' mi dispiace isolarmi dalla community in generale. Sì, il problema è i sistemi automatici di controllo, ragazzi, non sono affatto affidabili. Ed è sempre stato così. Cioè, quando Tumblr, io vi ricordo Tumblr, nel caso ve lo siete dimenticato, Tumblr era questa piattaforma incredibile, dove soprattutto tantissimi artisti potevano condividere il loro materiale che fosse not safe for work o safe for work. Il problema qual era? Che c'era anche tanta pedofilia, chiaro, c'erano anche cose illegali su Tumblr, perché era tipo un hub in cui ognuno poteva mettere quello che gli pareva. E a causa della presenza di questo genere di contenuti è stata tolta dall'App Store, quello di iOS. E quindi cosa è successo? Che per rimetterlo, Tumblr ha introdotto un bot che autocontrollava tutti i contenuti e li flaggava e li bloccava se li riconosceva come sbagliati. Ora un bot ha necessità di tempo per calibrarsi in base a loro. Il bot all'inizio segnala tutto. Poi cosa succede? Il moderatore gli dice: guarda, questa segnalazione è sbagliata. Lui impara da quella correzione e la volta dopo segnala il 99% delle volte. Correzione 98, 97, 97, fino a che non arrivi che ti segnala solo la roba giusta. Ora, cosa vuol dire questo? Che in questo periodo di tempo di assestamento tutti vengono penalizzati e tantissime persone hanno abbandonato Tumblr perché semplicemente è diventato un posto in cui non puoi mettere niente che non sia not safe for work. E quindi che tu metta un porno, che tu metta un'illustrazione con dei seni scoperti,
Per il sistema di riconoscimento era la stessa identica cosa. Ha completamente distrutto la piattaforma perché ha fatto perdere tutto il suo pubblico in un modo o nell'altro, sia nel modo positivo che nel modo negativo. E Tumblr è morto, letteralmente. Cioè, c'è ancora, lo usano pochissime persone, però. Ed è quello il problema di utilizzare dei sistemi automatici, capito? Twitch dovrebbe basarsi completamente sulle segnalazioni, ma poi dovrebbe avere team interi che controllano ogni singola segnalazione e non in modo approssimativo. La mia impressione che mi dà Twitch è che gli arriva una segnalazione e poi quello che succede è la controllano velocemente perché magari devono controllarne altre 1000 quel giorno, velocemente se è confermato il ban e via. Anche la grossa difficoltà di comunicazione, mettiamo anche questo, ci mettiamo spada di Damocle, così so cosa vuol dire, cioè ovvero che però devo mettere su Twitch. Che su Twitch letteralmente in qualsiasi momento puoi venire bannato per qualcosa che hai detto che ti sei sicuro che non abbia un'eccezione negativa, ma che per Twitch potrebbe non essere così. E qua ci mettiamo comunicazione con l'assistenza. Io ho avuto un solo problema con YouTube nell'ultimo anno in cui mi erano spariti, ve lo ricordo, me ne avevo parlato nella sessione community e nel gruppo Telegram, che mi erano spariti centinaia di iscritti nel giro di un giorno e continuiamo a sparire giorno dopo giorno gli iscritti. E praticamente ho parlato con l'assistenza, hanno risolto il problema, ma mi avevano aggiornato giorno dopo giorno, anche senza che io li scrivessi. Mi dicevano, guarda, stiamo ancora lavorando su questo problema, ti teniamo aggiornato, non ti preoccupare così. Al contrario, Twitch, sia nel grande che nel piccolo, l'assoluta impossibilità di comunicare con Twitch è risaputo. C'è Bloody, ragazzo che è mio amico, che raido quasi tutte le sere quando faccio le live. Lui è stato shadow bannato ed è evidente perché non gli arrivano nuovi follower mai. Anche quando gli arrivano sono bot e fanno spam, perché lui ha subito un attacco di bot un giorno che gli hanno fatto arrivare 300 iscritti, 300 follower di bot. Il sistema ha riconosciuto che lui aveva utilizzato un bot e automaticamente è stato shadow bannato, quindi nascosto. E lui ha provato a comunicare e non c'è alcun modo neanche per lui, ok? Così con né piccolo e né grande, cioè Strumox ha spiegato precisamente quali grossi problemi ha avuto nel comunicare e quali risultati ha ottenuto, ok? Che avesse ragione o meno, il fatto che l'abbia tenuto in attesa per così tanto tempo è una merda. Questo fatto dell'algoritmo che penalizza i canali fanno molte live, l'ho sentito dire a diversi canali, esempio Montemagno, ma il funzionamento dell'algoritmo non è conosciuto a nessuno. Parlo di molte live tipo una al giorno, per i canali fanno live a settimana non cambia nulla, ma io questa cosa qui capisco che non sia open source, ma allora su cosa si basa questa cosa qui? Cioè, quale conferma mi è data? Io quando facevo l'estate in cui ho fatto una live al giorno per 3 mesi su YouTube, il canale è andato meglio che mai. Poi è morto dopo, quando ho smesso di fare live, perché era iniziata la scuola e tutto il resto, ma non lo so. Cioè, io posso anche documentarmi su questa cosa qui, mi sembra un po' assurdo, mi sembra, ok? Fammi controllare. Algoritmo mi ha calcolato su quante persone cliccano su un video, quante persone passano tempo a guardare i video, quindi watch time, quindi più a lungo guardate i miei video sappiate più mi aiutate. Quanti like, dislike, commenti o condivisioni il video, e questo risponde alla cosa di quando avevo spiegato perché mi dava fastidio che ci cioè, sia qualcuno e mette dislike a tutti i miei video apposta. Ecco, penalizza l'algoritmo. Lo snowball di popolarità. Tipo quante visualizzazioni fa in un primo arco di tempo, come è un nuovo video, ogni quanto carichi, che tipo di contenuti carichi e quanto tempo passa la gente sulla piattaforma dopo aver visto il tuo video, tipo se guarda altri video, se se ne va. Però non leggo niente del live, anzi le live essendo contenuti che di solito aumentano il tempo di engage, cioè la gente è più facile che segua a lungo una live piuttosto che in un video. Perché c'è comunque interazione, secondo me in realtà possono aiutare. È un po' complicato il discorso, secondo me semplificare l'algoritmo dicendo ah, se fai troppe live, allora non ti vedono più video, mi sembra un po' in assurdo. Si confonde sempre la censura con monetizzazione su YouTube, puoi fare praticamente di tutto, poi magari non si vede demonetizzati. Se non si vede monetizzati, senza impegnati puoi trovare contenuti di nudità su YouTube. Infatti è quello, cioè io capisco che ci sia la censura, non credo sia vero Sdromox ragazzi, state calmi. Capisco che ci sia la censura dal punto di vista monetizzazione perché chi fa le ad non vuole essere associato a determinati tipi di contenuti, ok? Come quando ci fu il caso della The Apocalypse con PewDiePie. Però censurare proprio il contenuto è assurdo. Cioè, allora puoi fare, mi va bene determinati contenuti non monetizzarli, però voglio comunque trattare determinati argomenti, capito? Che poi non vada bene comunque questa cosa qui, ci sta.
chiaro, ok? Perché c'è gente tipo Breaking Italy che tratta di attualità e quindi non può essere monetizzata in alcun modo, che è assurdo. Quindi che sia sbagliato anche in quel modo, ma è meno sbagliato di come fa Twitch comunque. Mettiamolo in questo modo. Quello vero, Furio? Te l'ha scritto lui? Conosci Sdrumux di persona? No, però vorrei stringere un legame più profondo sotto molti punti di vista. Poterci scambiare dolci parole davanti a un camino acceso, mentre crepitio dei ceppi di legna a riarsi dal fuoco nasconde i nostri gemiti caldi e sinuosi. Cioè, non è che comunque è una scelta che uno prende a cuore leggero, per quanto io sia un signor nessuno, comunque mi stavo affezionando alla piattaforma di Twitch, abbiamo fatto diversi contenuti, però, cioè, a questo punto non è se verrò bannato, a questo punto è quando verrò bannato, ok? Non ho alcun dubbio a tal proposito, quindi magari preveniamo la cosa. Sinceramente, capisco che senza di censurare Simp e Virgin e di lasciare bestemmie sono oggettivamente più offensive per alcune persone. Questo ti fa capire quanto sia poco geolocalizzato il sistema di censura o di controllo che ha Twitch. Cioè, prendi una regola e in generale la applichi a tutti, a tappeto, ed è completamente assurdo fare così. Cioè, così come la legge non è uguale per tutti i paesi, non puoi applicare una regola a tutti, no? E penso che adesso che con Twitch si guadagni molto, ma non so quanto durerà, non so quanto convenga ad Amazon continuare questo modello di business. Se lo fanno, probabilmente gli conviene. Non credo che Amazon sia la tipo di multinazionale che fa le cose in perdita, ok? Il problema è che Twitch sta diventando velocemente, cioè può essere già considerato come tale, ma sta diventando velocemente un monopolio. Cioè, quando diventerà veramente un monopolio, perché la gente avrà bannato con qualsiasi altra opzione, potrà dettare le regole e per qualsiasi cosa. Verrò bannato sicuro perché faccio battute pesanti, ragazzi. Perché ho un modo di scherzare che si basa anche su black humor, ho un modo di scherzare molto toscano, quindi a me piace prendere in giro i miei iscritti, farmi prendere in giro gli altri. Cioè, sempre bonariamente, ma questo bonariamente non viene riconosciuto da Twitch, quindi insomma. Io preferisco YouTube perché posso farci le lives di sopra, non so se puoi metterlo nel parametro. Guarda, lo metto qui, ci metto così, ci metto... C'è Sdrumox. Dai. Ora possiamo assegnare dei punteggi, ok? Più spettatori, mettiamo un punteggio in base a quanti spettatori. Ne abbiamo 108 qui e ieri sera in live ne avevo 23. Questo qui sono i punti che assegniamo. Scelta della qualità, sono 6 le qualità disponibili, mi sembra, quindi mettiamo 6. Sdrumox non si può scrivere chi. E qua ne mettiamo una perché ce n'è una sola. Minore interazione col pubblico, sti cazzi del pubblico. Qui ci metto quindi 0 e qui ci metto 0. Basta, basta per benissimo, se non siamo più su Twitch posso fare quello che mi pare. Scriva questo pro verso sconto. È una farsa. Senti, Davide. Ok? Sei tu lo youtuber? No, sono io, va bene. Quindi le regole le scelgo io. Poi le collaborazioni, tanto non collaboro con nessuno. Quindi ci metto patata qui. E qui ci metto 321. Più sicurezza. Io mi piace tanto la sicurezza. Quindi ci mettiamo un bel 69. E qui un 42.01. Comunicazione col culo, a quanto pare. Ci mettiamo un bel 10. E di qua meno 100. Attenzione al pubblico 0. Sti cazzi del pubblico, capito? Sti cazzi. E poi c'è Sdrumox, ovviamente gli diamo un valore giusto. Ora, dato che utilizziamo un sistema fatto bene, possiamo fare un conto finale. Inserisci funzione somma e prendiamo questi valori qui e li sommiamo. Ecco, 193 come valore finale ci ho dato. Non so come 108 più 6 più patata più 69 più 10 più 3 e 6 T1389 e 476 dia 193, però va bene. Facciamo lo stesso qua. 246. Sembra che vinca Twitch, eh? Però giustamente ho sbagliato. Perché vince Twitch? Perché non ci ho messo, non c'è Sdrumox di qua. Che ovviamente gli diamo un valore giusto e gli diamo un 50, meno 54. 192,75. Maledizione. Ha ribaltato all'improvviso. Finché dura fare live su Twitch e ricaricare su YouTube non sembra una buona soluzione. Sì, così poi quando mi vengono a bannare tutto. Aver dedicato millenni a Twitch non è servito assolutamente a niente. Meno 54 è un numero casualissimo. Non so di cosa parlate. È la matematica. Manca Alessandro Borghese per confermare o ribaltare la classifica. Ha ragione. Devo aggiungerlo a Twitch perché sappiamo che Alessandro Borghese è un grande fan di Twitch. Quindi, Alessandro Borghese, dalle mie fonti, aspetta, vediamo un po'. Alessandro Borghese, che punteggio dà Twitch? Ok, mi hanno detto che dà 0,24. Quindi vediamo il punteggio finale qual è. Mannaggia. Mannaggia.
Le stelle mi suggeriscono il numero 54. Cioè, si sta ribaltando la situazione. Ragazzi, ci ho provato a dare una possibilità a Twitch, ci ho provato. Però vedete, non sono io a decidere. È il caso che decide sempre. Il discorso è questo, ragazzi, il contenuto che porto su Twitch lo continuo a portare su YouTube. Cioè, non è che allora le live che ho fatto finora non verranno più fatte perché se mi sposto, capito? Quindi, i contenuti, ragazzi, continuano ad arrivare, non vi preoccupate, ok? Però, al massimo cambia il posto dove viene portato. Converrete con me che tutti i valori che ho inserito in questo grafico sono giusti, cioè, nel senso, sono veri, non sono soggettivi, sono oggettivi al 100%. Non credo siano attaccabili in alcun modo. Non dovrebbe fare la peer review del valore matematico di patata, ma siamo lì lì con i valori, vedi? Cioè, al massimo potrebbe cambiare dello 0,009, quindi non cambierebbe comunque. Nelle ultime ore sei diventato un mago della programmazione, perché non che la piattaforma sia una via di mezzo? Così nel frattempo ti fai anche qualche miliardozzo. Guarda, ormai sì. Faccio una piattaforma in cui se carichi un video ti esce fuori 1 euro direttamente dal case del computer, quindi... Deve aggiungere un valore a YouTube. Adesso Strumox è anche abbonato. In effetti, sì. In effetti, dovrei farlo. Ci aggiungo. C'è Strumox. Così va bene. Il valore rimane uguale, però ha più ficcanza. Ah, ma c'è gente che sta facendo la sub e a me non mi. Dai! Cazzo. Pensavo fosse una battuta sul fatto che. Strumox si era abbonato. Ecco perché è scammato. Grazie Strumox, grazie a Davide Galotti per essere diventati schibacchini. Mi fa piacere vedere che il sistema di notifiche su YouTube non funziona. Va bene, l'ha voluto. Non volevo farlo, Però questa cosa qui devo metterla. Mi spiace. Le notifiche della sub. E questo purtroppo ci dà un meno 0,0001. Shrek amore, Shrek è vita. Ora ve lo leggo quello lì. I was only 9 years old. I love Shrek so much. I had all the movies and merchandise. I pray to Shrek every night before bed. Thank him for the life I have been given. Shrek is love, I say. Shrek is life. My dad hears me and calls me a fa. I knew he was just jealous of my devotion to Shrek. I call him a cunt. He slaps me and tells me to go to sleep. I am crying now because my face hurts. I lay in bed and it's really cold. A warmth moving into is towards me. I feel something touch me. It's Shrek. I'm so happy. He whispers in my ear, "This is my swamp." He grabs me with his powerful ogre hands and puts me on my hands and knees. I'm ready. I spread my ass cheeks for Shrek. It penetrates my asshole. It hurts so much, but I do it for Shrek. I can feel my butt cheering as my eyes start to water. I push against this force. I want to please Shrek. He roars, a mighty roar, as he fills my butt with his love. My dad walks in. Shrek looks him straight in the eyes and say, "It's all ogre now." Shrek leaves through my window. Shrek is love. Shrek is life. È bellissima questa cosa qui. Scusate, ragazzi. Dovevo. Era necessario. Mentre leggo questa cosa mi rendo conto che è il vero Strumox. Non mi pento di niente di tutto ciò che ti ho detto, Strumox. Quindi, se vuoi, il camino è ancora lì che ci aspetta. Abbiamo preso una decisione, quindi. Una decisione sofferta, ma probabilmente le live si continueranno su YouTube a questo punto. Se decidi di non stare più su Twitch, inviti Strumox a casa tua e fate una live assieme finché non ti bannano, ok? Tipo, dura pochissimo la live. Si vede Strumox che entra dal portone di casa mia, alza lo sguardo, vede un camino acceso, sbianca, finisce la live. Sbianca in che senso? In tutti i sensi. Niente, siamo arrivati a un livello di grettezza tale che direi che è il momento di chiudere. Dai, ci vediamo. Un giorno. Forse.